Siamo nel campo di piante madri marze del consorzio vivaistico Ampelos. Questo consorzio è nato nel 1999 con l'intenzione di qualificare ulteriormente, anche da un punto di vista sanitario, il lavoro svolto dai vivaisti associati con le loro selezioni massali. In questo momento siamo di fronte ad una pianta di cataratto bianco lucido, una particolare selezione che verrà denominata Ampelos SISO 1, che in questo momento è in fase finale di omologazione. Questa selezione è stata portata a termine attraverso un processo di termoterapia che ne ha permesso di qualificare ulteriormente il profilo sanitario, partendo dalla migliore selezione massale che è stata possibile reperire nell'areale di produzione. Una delle cose principali che mi piace sottolineare di questa selezione è la caratteristica conformazione del grappolo, tendenzialmente più piccolo rispetto a quella che è alla media della popolazione, pur naturalmente essendo caratterizzato da una compattezza non molto rilevante. Una delle cose ulteriori che è bene sottolineare è quella che è la capacità produttiva, sempre elevata e costante, soprattutto se raffrontata a quella che è una fertilità sempre buona. Una delle qualità più rilevanti di questa selezione Ampelos SISO 1 di cataratto bianco lucido è la qualità delle produzioni finali. Questa selezione è stata portata avanti proprio con questo intento, tanto che le produzioni che si ottengono sono fra le migliori che si possono ottenere. Sicuramente delle produzioni molto importanti che si vanno a inserire perfettamente in una nuova visione moderna della viticoltura siciliana. Ampelos Cataratto Bianco Lucido SISO 1. Andiamo in degustazione. Colore? Media intensità, un giallo paglierino che veste di una buona luminosità, quindi una buona vivezza di colore che fa sicuramente presagire una interessante acidità a livello gustativo. Andiamo all'aspetto olfattivo. Interessante, elegante, gioca su note che fanno emergere un frutto tendenzialmente abbastanza ricco, polposo, gioca su una componente floreale che arriva in seconda battuta e poi questa nota che lo avvicina a un qualcosa di, diciamo così, evocativo vicino al salmastro, quindi un qualcosa che propende a dare una forte caratterizzazione olfattiva. Comunque sicuramente un vino elegante. Andiamo al sorso e raccontiamo il suo passo gustativo. Un vino che gioca su un bellissimo equilibrio. Da una parte una componente di morbidezza che è il primo impatto quando il vino entra nella cavità orale, allargando e dando questa sensazione veramente piacevolissima di pseudomorbidezza. Poi il secondo e il terzo tratto sono caratterizzati l'uno dalla freschezza, dall'acidità che comunque muove il vino creando grande dinamismo e la terza da una marcata sapidità, quindi sicuramente la sapidità è un tratto importante che definisce fortemente la caratterizzazione di questo campione, quindi grande equilibrio giocato su queste componenti.